4-3-3, che secondo me è un bel modulo. Chi faresti giocare te? Perché mettiamo al caso in cui escludessimo Lulic, no, da questa ipotetica formazione. Un 4-3-3 in questo momento, con due centrali che prenderemo perché è inevitabile in mente dopo Diaz e Biava, servono due centrali. Ecco, un Lulic come terzo centrocampista. Ce lo vedresti oppure dici no, quello non è il ruolo di Lulce, lì serve un altro tipo di giocatore? Secondo me, cioè, è meglio prendere altri giocatori perché la Lazio non c'ha soldi, non c'ha soldi, quindi deve per forza monetizzare. Quindi o Candreva o Lulic devono andare via, cioè quasi per forza, perché sennò cioè, la difesa è da rifare completamente. E poi se Pioli vuole fare il 4-3-3 servono due esterni veloci che a supportare Klose, perché sennò cioè, non regge il 4-3-3. No, è vero infatti quello che dici te, perché servono due esterni veloci, ma io mi ricordo, ecco, la Lazio ha giocato per tanti anni con un 4-3 spettacolare, che era il 4-3 Zemaniano, no? Io mi ricordo in quella squadra, che voi magari non ricordate perché forse troppo giovani, ma sicuramente troppo giovani, giocava una difesa altissima che aveva dei bei interpreti anche come centrali, perché all'epoca comunque aveva dei terzini che spingevano bene, però aveva un centrocampo con un Di Matteo bloccato, mi ricordo, come playmaker, o al limite Venturini il suo sostituto. Poi si inventò Zeman un Fuser che all'epoca Fuser giocava aveva sempre giocato sulla fascia. Invece lui se lo inventava come interno di centrocampo, come interno destra, e fece anche bellissimi campionati Fuser in quel ruolo. E l'altro era Winter, e Winter lo poteva giocare in qualsiasi posizione, ti copriva tutto il campo e tutte le posizioni, grandissimo interprete. Ecco, un 4-3 così, perciò con uno bloccato davanti alla difesa, io posso vedere un Biglia, un Lucas Biglia davanti alla difesa che comunque produce gioco. Sulla destra magari non farei giocare nemmeno Ledesma, perché Ledesma secondo me potrebbe essere l'alter ego di Biglia, ma in quel ruolo vedrei più uno più dinamico, uno Nazzi, un Gonzales, uno dinamico che c'ha passo, che c'ha gamba. E dall'altra parte però metterei un fantasista, caro Fabrizio, un Felipe Anderson o magari un Lulic, un propositivo. Ecco, che ne pensi anche te, Alessio, di questa... Felipe Anderson ce lo vedrebbe bene. L'unico problema di Felipe Anderson è che adesso, la stagione che ha fatto non vale tutto quello che abbiamo speso. Deve ancora dimostrare di saper fare quello che sicuramente sa fare, sa giocare molto bene Felipe Anderson. Però ancora non ha dimostrato. Se si sbloccasse sarebbe una buona soluzione. Pure Lulic, ovviamente. Però come diceva pure prima Fabrizio, la Lazio deve vendere, perché sennò non puoi comprare giocatori e soprattutto se comprassi i centrali non comprasse Novaretti o cose così, Soprattutto. abbiamo bisogno di riparare la difesa, soprattutto con Biava preso sui scarpini al chiodo, e quindi non portasse Novaretti o altri difensori così in Messico, presi chissà dove, perché se no l'anno prossimo è dura. Beh, ma sui centrali per certo so che c'è un'offerta per De Vrij, quel talento del Feyenoord Rotterdam, che ha fatto il terzo gol dell'Olanda ai mondiali, e parleremo anche di mondiali con voi successivamente. E a Story, che secondo me è un gran bel giocatore, Secondo Ogbonna non mi piace tantissimo, però una coppia Story-De Vrij la vedo bene. Cioè, infatti quello che volevo dire è che adesso anche in Europa ci sono tanti buoni centrali a un prezzo abbordabile anche per la Lazio. Certo, però come dicevo, se non vendi e non monetizzi non ci stanno. Però, per esempio, anche Vertonghen, un ottimo centrale che alla fine con 7-8 milioni te lo porti a casa e non prende neanche tanto di stipendio. Ogbonna, no, vabbè, è buono Ogbonna. Mentre invece ritornando su Felipe Anderson, secondo me è totalmente inadatto al calcio italiano. E o lo mandi in prestito a fare le ossa, però anche in questo caso per
diciamo così, l'investimento che la Lazio ha fatto, anche darlo in prestito, secondo me è anche un fallimento, uno smacco, perché è un giocatore che ha pagato alla fine tra ingaggio e tutto, l'hai pagato più di Vidal e non ti ha dato le stesse cose. Quindi, cioè, lo dico, i soldi li ha spesi, che Lazio l'anno scorso ha speso tanti soldi, però male. Male. Ha spesi male, perché i soldi li ha spesi la Lazio, però male, questo è il problema. E sì, perché ci sono stati dei giocatori come Felipe Anderson che magari hai pagato tantissimo e poi alla fine non che si sono rivelati delle bufale, che però se un giocatore lo paghi così tanto io mi aspetto che minimo faccia il titolare. O almeno lo mandi in prestito per farsi le ossa. Ecco, mi aspettavo una cosa del genere, non c'è stata questa cosa da parte di Lotito, ma di tutta la società. E vedremo, perché comunque sicuramente è un talento. Ci ha avuto un anno per adattarsi al calcio italiano. Vedremo con Pioli, perché Pioli comunque ha sempre puntato sui giovani, li ha fatti sempre giocare se i giovani sono forti. E perciò vedremo se riuscirà a fare il miracolo anche con Felipe Anderson, che secondo me è un ottimo giocatore, ma come hai detto te Fabrizio, magari è inadatto al calcio italiano. Vi diamo una possibilità e vedremo in futuro. Ragazzi, per il momento secondo me ce ne andiamo un attimino in pausa, ci prendiamo un caffè e poi ritorniamo con il Nido delle Aquile. Sometimes it seems there's nothing there at all. You just seem older than yesterday, and you're waiting for tomorrow to call. You draw to the curtains, and one thing's for certain, you're cozy. Turning to our silver screen.
Cielo bianco azzurro brilla una stella che in tutto il firmamento è sempre la più bella, ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio sul prato verde vola, Lazio tu non sarai mai sola. Un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà. Insieme a te aquilotto noi voliamo via, la domenica sempre ci fai compagnia. Con le bandiere al vento e un tuffo in fondo al cuore, sono brividi forti e voglia di gridare, perché il coro che famo tutti quanti insieme dice: Lazio sei grande, te volemo bene. Lazio sul prato verde vola, Lazio tu non sarai mai sola. Vola un'aquila nel cielo, azzurro nel cuore, nei colori.